l'arduo compito di essere l'ultimo dei rappresentanti. Grazie. Dei candidati sindaco del Movimento 5 Stelle, e gli altri ragazzi hanno detto più o meno tutto. Io ribadisco forse qualcosa di più legato alla realtà che abbiamo realizzato fino ad ora ad Osimo. Abbiamo iniziato circa 2 anni fa e, come dicevano anche i ragazzi, il Movimento 5 Stelle non è un voi là e noi cittadini dall'altra parte. Il nostro gruppo infatti si è allargato nel tempo, abbiamo avuto delle adesioni sempre più numerose. La nostra sede è in via San Francesco, qui a 50 metri di fronte alla piazza omonima, e quindi tutti i mercoledì noi ci vediamo e discutiamo insieme dei problemi, facciamo delle assemblee per risolvere e affrontare insieme i problemi della nostra città, che sono incastonati più in generale nel problema dell'Italia. E anticipo forse quelli che potranno essere poi gli argomenti di Luigi, forse, però è importante capire che il livello locale è direttamente collegato al livello nazionale e anche internazionale. E ci saranno anche le elezioni europee a maggio, oltre alle comunali qui ad Osimo, e la crisi ci viene descritta come un qualcosa di inevitabile, come l'eruzione del Vesuvio, non so, in realtà ci sono dei precisi meccanismi come il patto di stabilità, il fiscal compact, che stanno strangolando letteralmente l'economia italiana. Il 90% degli italiani negli ultimi anni si è impoverito in maniera incredibile a vantaggio di un 10% invece che si è arricchito sulle spalle degli altri. Tutto questo deve finire e noi del Movimento 5 Stelle siamo qui apposta. Ad Osimo in particolare il primo pilastro fondamentale è la giustizia e l'equità sociale. E ovviamente faremo il potenziamento dei servizi sociali ad Osimo, non soltanto dal punto di vista di vedere le risorse che ci saranno in bilancio e dedicarne il più possibile a livello finanziario, ma anche attraverso, come dicevano i ragazzi prima, diffondere la mentalità nuova del senso di comunità, del senso di solidarietà sociale. Questo nostro modello, possiamo dire consumista, trovate voi il termine più adatto, ci ha isolati, ci ha fatti essere qui abbiamo dei suggerimenti sugli aggettivi, va bene, lasciamo solo consumista, okay. E ci hanno isolato, no? Quindi la solidarietà, il senso di comunità lo abbiamo perso, forse le vecchie generazioni se lo ricordano meglio di noi. Ebbene, il Movimento 5 Stelle è qui perché dovrebbe essere la miccia di accensione poi di un processo che comunque riguarda il popolo e gli osimani in particolare. Quindi giustizia sociale è al primo punto all'ordine del giorno per Osimo. Per quanto riguarda gli altri due pilastri, non si può ottenere questo cambiamento se non attraverso la trasparenza e quindi un puntare i riflettori, come abbiamo fatto noi, nonostante non siamo in consiglio comunale ancora, sulle zone d'ombra dove si annidano poi diciamo il malaffare o comunque le politiche clientelari e tutto quello che ci ha portato a questo stato. E attraverso la trasparenza e quindi l'informazione, possiamo anche chiamarla controinformazione, avere una massa crescente di cittadini informati, perché soltanto attraverso dei cittadini informati che partecipano però riusciremo a cambiare le cose, perché con dei cittadini informati, io lo vedo sulla nostra pelle, il gruppo di Osimo, un gruppo splendido tra l'altro che ringrazio per tutto quello che siamo riusciti a fare. Ho anche qui una lista delle cose, vorrei non dimenticarmene alcune, ma insomma abbiamo visto che attraverso il nostro occuparci dei problemi siamo diventati via via più esperti, ed oggi veramente sfido tutti gli altri candidati consiglieri, anche candidati sindaco qui ad Osimo, ad avere la nostra stessa preparazione sui problemi che siamo intenzionati a risolvere proprio nel momento in cui entreremo dentro il palazzo comunale. Le cose che abbiamo fatto, si parlava prima della strategia rifiuti zero, c'è un coordinamento dei gruppi della provincia di Ancona che ha fatto un risultato eccezionale. Molti consigli comunali, nonostante non ci siano presenti consiglieri a 5 Stelle, hanno approvato un atto di indirizzo preparato da noi sulla strategia rifiuti zero. Quindi i rifiuti, ragazzi, sono qualcosa di importantissimo. Abbiamo anche dei manifesti in giro, rifiuti. E costo un ricavo, abbiamo scritto, in realtà si tratta di un ricavo attraverso il conferimento di rifiuti,
i cittadini possono avere un abbassamento delle tasse, perché i rifiuti sono materia prima, noi in questo momento li stiamo gettando in discarica, incenerendo, quindi abbiamo dei problemi anche con l'ambiente. Attraverso la strategia rifiuti zero avremo un circolo virtuoso, inquineremo di meno e riusciremo a far abbassare la TARES e tutte le tariffe legate ai rifiuti. Abbiamo poi fatto la battaglia sull'acqua pubblica, perché l'acqua è l'oro blu, e su questa storia dei beni comuni si batte anche una delle più grandi battaglie del futuro, perché stanno erodendoci giorno dopo giorno i diritti. Proprio notizia di 2-3 giorni fa, la Commissione Europea vuole rendere fuori legge tutti coloro che coltivano gli orti urbani o comunque che producono le sementi autonomamente, perché facendo ovviamente un grandissimo favore alle multinazionali agricole, vogliono rendere fuori legge la cosa più naturale del mondo, cioè l'agricoltura. Quindi non so, il nonno o lo zio che hanno il piccolo orticello sotto casa domani potrebbero essere dei delinquenti per queste leggi che la cosiddetta Europa ci vuol far passare come leggi buone. Sembra un'assurdità, ma siamo a questi livelli, ragazzi. Informiamoci, perché purtroppo ci sono questi pericoli incombenti. Anche su questo il Movimento 5 Stelle vigilerà. Abbiamo un problema gravissimo ad Osimo, che è quello della abbiamo un ospedale che sta cadendo a pezzi, lo stanno smontando deliberatamente, perché Osimo non è un bacino elettorale per coloro che comandano le regioni, cioè il PD di Gian Mario Spacca. Abbiamo le liste civiche osimane che sono isolate ormai da 15 anni e hanno fatto di Osimo appunto un deserto. Osimo è anche la Val Musone, tutta la Val Musone praticamente è diventata un po' la Death Valley delle Marche. Abbiamo adesso anche la minaccia, forse voi non lo sapete, ci sono i ragazzi delle forze dell'ordine, della polizia in particolare, che ringrazio anche per il servizio d'ordine che stanno facendo questa sera, che rischiano di vedere chiuso il commissariato di Osimo, perché c'è un progetto ministeriale che vuole chiudere Osimo, per cui da Ancona alla città di Macerata non ci sarà più nessuna forza di polizia, visto che vogliono anche chiudere, tanto per gradire, la polizia stradale a Porto Recanati. Tra l'altro abbiamo qui alle spalle, Donatella poi ci racconterà questo, che come Movimento 5 Stelle stiamo facendo un'interrogazione parlamentare proprio per Osimo su questa storia del commissariato che vuol chiudere. Quindi il discorso della rete che faceva prima Diego è fondamentale. Il Movimento 5 Stelle è collegato in rete sia a livello verticale con i nostri ragazzi al Parlamento italiano e prossimamente moltissimi anche al Parlamento europeo, e soprattutto siamo collegati alla rete tra di noi, per cui Osimo, grazie al Movimento 5 Stelle, riuscirà a uscire da questo.